sai che ieri Gatto ha detto che io sono misteriosa. Sei misteriosa? Forse è proprio per quello che lui mi ha scelto, perché mi vuole scoprire, è vero? Sì, in senso artistico. Sorvolerei un attimo su questo argomento. C'era di umana. No, perché vedi, tu hai fatto di tutto fino adesso per togliere queste voci che ci danno per fidanzati, ecco. E dopo questa frase qua c'è stata la risata proprio collettiva. Allora, noi avvertiamo, misteriosa, perché è semplice e misterioso, cioè una persona che si pone con semplicità, però è il tuo mondo che poi nelle canzoni viene fuori e incuriosisce, quindi non sei banale in questo senso. Volevo comunque, il concerto di domani sera non è vietato ai minori di 18 anni, e quindi la scoperta che avverrà domani a Stazione Birra è una scoperta artistica, questo volevo dirlo. Secondo me alcune mie fan si stanno suicidando perché mi aspettavano qui a Roma, adesso sanno che purtroppo il posto è occupato. Però Gatto Panceri farà un brano in Perizoma, vi dico questo. Infatti la maglietta che ho è sintomatica. Eccola lì, banana peel, lo diciamo, banana peel, perché no? La inquadriamo anche perché qui non siamo soltanto in radio, siamo anche in televisione, visto che abbiamo due telecamere che ci stanno prendendo, stanno facendo cose. Allora, mi piacerebbe domani ci fosse questo clima di allegria, perché tante volte la musica dei cantautori, vai a vedere, sembra dei funerali, non ho scritto invece a me piace proprio dal vivo buttarla sull'energia, sull'allegria, anche qualche battuta, quindi domani te ne rubo qualcuna. Va bene, se ne vale la pena, fai se vuoi salire a fare una domanda così a bruciapelo lo puoi fare. Va bene, buttiamola molto sul come questa intervista, senza redini. Sì, no, per favore, anche perché sennò, come si dice in antico latino, che palle, esatto. Che palle, ragazzi, esatto. Quando divento troppo pesante. Allora, e tra altre cose, questa accoppiata artistica tra Gatto Panceri e Linda D non è episodica, perché mi dicevi che a dicembre, il 3 dicembre, no, diciamo, questo mio atteggiamento di apertura, diciamo, mm-hmm, verso chi magari è un po' più all'inizio di me, non è episodico e non si ferma qui con la collaborazione con lei a Stazione Birra, ma il 3 di dicembre a Sirmione io faccio la finale di un concorso che si chiama Gardautori, che è il primo anno che lo faccio, che è stato un censimento per scoprire chi le canzoni se le scrive o perlomeno chi canta inediti, perché siamo stati invasi negli ultimi 5-6 anni da ragazzi che arrivavano dai reality, che erano belle voci, sì, avevano belle voci, ma non avevano le canzoni. Quindi io sto cercando le canzoni, soprattutto anche chi le sa cantare, e ci sarà questa finale. Sono 18 ragazzi, che gruppi, ragazze e ragazzi di tutte le età, che ho scelto, e non so quanti provini mi hanno mandato. E farò anche il presentatore. Ah sì? Sì, la serata finale, sì. Perché non abbiamo i soldi per pagarne uno, più che altro. Ah, va bene. Vengo io gratis, dai, vengo io gratis. No, quindi... non perché ti voglia togliere. No, perché Gatto Panceri ha già detto prima che comunque sia, lui fa tutto, e quindi anche il presentatore mi sembra giusto. No, è vero, stavolta no, ma più che altro ti manca perché... la ballerina e poi hai fatto tutto. No, penso che non avrò presenze femminili, perché volevo staccarmi completamente dagli altri festival. Perché se cominciamo a mettere le vallette, poi si distraggono. Esatto, non è che a me non piacciono le donne, ma mi si distraggono. Quindi cercare di fare qualcosa ognuno nel proprio piccolo che non è stato fatto. Ecco, un concorso di inediti così credo non sia mai stato fatto. E la band che accompagnerà questi ragazzi è la stessa che c'è stasera a Stazione Birra. Bene, domani sera. Quindi è una cosa importante a cui tengo, e che dimostra che in questo momento penso non solo a me, ma anche alla musica nuova. Bene, Giulia, mi dispiace, tu volevi andare a fare la valletta. Io volevo porca fare il presentatore. Miseria, porca miseria. Sei troppo femminile, troppo carina, Giulia. Se eri più bruttina, ti invito. Va bene, se vuoi gli posso assestare due cazzotti fatti bene, così la imbruttiamo un po'. Scherzo, ovviamente. Va bene. Allora, non so, scusate, chiedo a Fabio Di Fraia. L'ho già detto che domani sera a Stazione Birra c'è il concerto di... No, non l'hai Gatto ancora detto. Io sono venuto da Milano apposta. Allora, Gatto Panceri. Gatto Panceri live a partire, voi dalle 21 andate lì a Stazione Birra, perché c'è il grande concerto di Gatto Panceri live con Linda D, con un duetto inedito che soltanto a Stazione Birra potrete vedere, e poi un grande ritorno di Gatto Panceri qui a Roma in un locale che di musica se ne intende. Poi voglio dire a tutti i miei fan, perché oggi mentre stavamo mangiando nei vari ristoranti di Roma, anche ieri sera arrivavano i fan: ma me la fai quella? Le faccio tutte le canzoni importanti, dall'Amore va oltre, che è stata la mia prima, Le tue mani, Mia. Vi dico soltanto, vi dico soltanto che per cacciare via Gatto Panceri da Stazione Birra domani lo dovete abbattere a fucilate. Vi dico solo questo, anche da qui lo abbattiamo a fucilate subito. Vabbè, no, lo feriamo gravemente, poi lo abbattono a fucilate domani sera, perché verso le 5 di mattina diranno basta, adesso dobbiamo andare a casa, anche se vorrei
vorrebbero rimanere. Ovviamente stiamo scherzando, sarà un concerto ricco molto di lungo, successi. Ricco di successi sono tutti, perché ma sai, a volte tu vai a vedere un cantante, quello ti fa solo gli ultimi successi. No, ci sono tutte le canzoni importanti dal 92 a oggi. Va benissimo. Compresa anche Vivo per lei, per esempio, c'è da fare canzoni che ho scritto per Giorgia. Non tu sapevi che io ho scritto 9 canzoni a Giorgia? Tu io so che tu hai scritto tutto per tutti. Questo è quello ma che hai fatto. Ma 9 non lo sapevi. 9 non lo sapevo. 9 non lo sapevamo. Vedi? Anzi, se Giorgia all'ascolto, venga domani a Stazione Birra. Ecco, Giorgia, guarda forza. Che puoi fare. Tanto il sì. giovedì sera che ci che sta. Che cosa è da fare? Una volta c'era Santoro in televisione, se non c'è più, basta. Cioè, voglio dire, basta. Sarebbe un grande regalo. So che ci sono molti colleghi, li ringrazio già adesso, non voglio fare i nomi per non far torti ad altri. Comunque sarà una bella serata, perché anche molti miei colleghi vengono a trovarmi, insomma è veramente bello per me essere a Roma, fare questa cosa, questa serata, sono veramente contento. Appuntamento domani a Stazione Birra, via Placanica 172 a Roma, con Gatto Panceri live e il Linda D. Se volete tutte le informazioni, anche per approfondire un po', andate sul sito di Stazione Birra, www.stazionebirra.bizzo.it. fate un po' voi, l'importante è che domani sera siate lì dalle 21 a Stazione Birra. Grazie a Gatto Panceri, grazie a Linda. Grazie, Linda D. Grazie. E in bocca al lupo per domani. Grazie Giulia. Grazie per questo lupaccio.